Ecco, non ci sono sbarre che segnalano, che fermano il traffico, c'è solo l'avvertimento acustico. Adesso vediamo proprio il santuario dal retro sulla parte absidale. E guardate quanto passiamo vicino a mezzo ancora di strada, e anzi ormai meno di 1 chilometro, e entreremo subito in Svizzera. Adesso siamo ancora nella parte italiana del percorso. Sulla destra, questo qui è proprio il confine. Questo qui è l'unico resto di un castello che fin dal Medioevo, diciamo, stava sul confine a badare che non arrivassero nemici. Siamo in Svizzera, siamo entrati in Svizzera in questo momento. Vedete, anche le targhe sono cambiate improvvisamente, sono quasi tutte con la sigla GR, che vuol dire Grigioni. Siamo entrati nel Canton Grigioni, che è il cantone più grande di tutta la Confederazione. Ecco un treno in discesa. Dalla stazione di Tirano parte circa un treno all'ora, il ritmo nelle zone più calde. Man mano che saliamo verso la Val Boschiavo, che d'inverno è una valle molto vicina del treno rosso, quel ponte che fa il giro su se stesso, faremo proprio come sull'autovolante un giro a 360 gradi. E questo perché l'hanno costruito in questo modo? Per superare un dislivello di quasi 30 metri in poco spazio. Diciamo un'attività assolutamente importante per gli abitanti della zona, quindi non si doveva sprecare terreno facendo terrapieni o insomma consumandolo per metterci per esempio la linea del treno. In questo caso hanno proprio ideato questo. E in poco spazio superiamo una quasi 26 sia la testa che metri. La coda dietro. Ecco, di solito non cade. Io mi segno intanto, si porta E qui vi bene. accorgete anche di quanto siamo impennati, guardate poi che salita sta facendo. Ecco, qui siamo su uno dei tratti del 70 per 1000 di cui si parlava prima. Per ora tutto bene, non siamo ancora deragliati. Guarda che strette che le ha ferrovie, ha parlato del video. Sì, c'era là, siamo andati su là, abbiamo fatto il giro. Ecco, ce l'abbiamo fatta anche questa volta, bene, bello sto giro. Ecco, fra poco ci sarà un'altra cosa interessante sul lato sinistro del treno. Ecco, sembra degli igloo degli eschimesi, però fatti in pietra. E non sono altro che delle cantine per l'invecchiamento del formaggio e del vino. Eccole qua davanti, si vedono adesso. Le vedete queste? Ecco, in dialetto qua si chiamano crot oppure tege, e si vede solo la parte superiore, circa la metà dell'edificio è sottoterra per mantenere al fresco il vino. Infatti proprio di fronte avete visto che c'era anche una cantina, di fatto però è casa vinicola, e qui siamo a Brusio, che è il primo dei due comuni della Val Poschiavo. Allora, facciamo un po' di geografia. La Svizzera è una confederazione di cantoni, di stati. Sapete quanti sono i cantoni della Svizzera? Sono quattro. Oh, ecco, chi ha detto quattro ha sbagliato, per quello del gioco. 26, brava signora. Esatto, ha studiato, brava. Non lo sa quasi nessuno, eh? Non lo sa quasi nessuno del 26. Allora, sono 26. 26 cantoni. Ecco, facciamo ancora un'altra curva perché abbiamo fatto un zigzag sempre per diciamo elevarci in altezza. E poi entreremo in un'altra regione che si chiama Engadina, famosa in tutto il mondo. La superficie del lago adesso che è parzialmente ghiacciata. D'inverno qui tira un vento, un'aria freddissima, e quindi chi abitava qui non era proprio contento. Quindi il Meschino era forse un nome più adatto Tra l'altro deve aver fatto freddo proprio in queste serate, perché sabato, quando sono passato l'ultima volta, non era ghiacciato niente. Bisogna pensare che però quest'inverno probabilmente ha fatto molto meno freddo del solito, perché negli inverni particolarmente rigidi la superficie del ghiaccio è molto spessa, ci si può camminare sopra. Quest'anno invece non è quasi ghiacciato il lago. Proprio questo ghiaccio che vediamo adesso, saremo un po' avanti col lago. Guardate verso indietro, verso il treno, e su in alto sulla montagna potreste vedere una chiesina con un campanile. Sapete qual è? La Ricola, i campi e i prati come 100 anni fa.
Ecco, non si costruiscono seconde case, terze case, quarte case. Allora, si costruisce la casa che serve come 3.000 case sfitte, però che ci sono. Vedrete che sulla sinistra ci sarà la chiesa, che è stata anche un pochettino affettata per far passare il treno bene qua. E poi subito sulla destra, ecco che passiamo, guardate sulla destra quanto è vicina la casa. Qui sulla, praticamente, è il garage dove vengono riparati e viene fatta la manutenzione alle carrozze e ai treni. Se vedete sul vostro tavolino c'è tutta la... Sabato, mentre salivamo proprio dopo Poschiavo, il treno ha fatto una brusca frenata proprio perché c'era un cervo che attraversava la linea. Lasciato passare. Allora, sì, questo pezzo di Svizzera italiana finisce al passo del Bernina, dopodiché la maggioranza sentirete che parleranno tedesco. Anche se in Engadina c'è tanto lungo la linea con la gente che si incontra per strada, è proprio una tradizione che c'è su questo treno. E guarda come ci stiamo, c'era molta povertà, c'era agricoltura e allevamento, ma proprio per la sussistenza, ecco, sì, era una vita molto molto grama. È rimasto per tradizione, la vedrete molto piccola, 1, 2, 3, eccola qua che arriva, la stazione di Privilasco, guardate che bella stazione. Non sono più, guardate dove stiamo per passare adesso, su un bel ponte in ferro, sopra un bel burrone, sulla destra qua lo vedrete, di solito anche quel ponte resiste abbastanza bene. L'Europa. Salendo Poschiavo l'abbiamo lasciata da pochi minuti, siamo già saliti di parecchi metri, eh? Ecco, chi soffre di vertigini insomma avrà i suoi problemi ogni tanto. Quella è ancora l'Italia, quelle sono le prealpi orobie, si dovrebbero vedere credo forse anche un po' delle piste dell'Africa, del passo dell'Africa, dietro c'è la barca, il terreno ghiacciato, di giorno invece si scongela, il terreno diventa molle, quindi il binario si deforma leggermente, è simpatica perché tutta in legno, sembra una di quelle baitine un po' alla stile adesso. Qualche cervo o qualche camoscio. Tutto sabato ne abbiamo visto. Ultimamente abbiamo anche qualche orso che gironzola da queste parti. È difficile. In effetti qui c'era, la tradizione dice, c'era l'uomo selvatico, salvatego, e che frequentava appunto questa montagna qui. Qui in Val Poschiavo si chiamano salvanchi. Ecco. Tutto l'anno c'era ancora fino a pochi anni fa. Passa un anno, due anni, cent'anni, mille anni, l'acqua scava anche nella roccia. Quindi, produce, diciamo, queste cavità perfettamente circolari e talvolta anche molto profonde, fino a 7-8 metri, anche di più, e che vengono chiamate marmite dei giganti. Lì c'è proprio un percorso che permette di visitarle tutte in estate, perché ovviamente d'inverno sono piene di neve, non si vede granché. E siamo a Cavaglia, eccoci, guardate che particolare questa stazioncina, per noi bussate o spingete la porta. Sono Alberto Giacometti. E perché tutte le motrici dei treni della ferrovia retica hanno un nome proprio, vengono dedicati a un personaggio oppure a una località famosa del porto del 66, mi sembra, lo trovate in tutti i musei più importanti del mondo, è nato proprio e vissuto qui nel Canton Grigioni, nella Val Bregaglia, cioè la valle che percorrerete oggi quando ci lasciamo fino là a noi. Allora, fra un quarto d'ora saremo là in cima dove c'è quella casetta che si vede con il di Palù, ecco, è quello che inizia a spuntare fuori adesso, ma poi lo vedremo molto meglio. Okay.
chi viene qua d'estate o d'inverno da solo può prendere il biglietto giornaliero col treno e fermarsi a ogni fermata e poi premontare sul treno dopo, quindi è anche un bel modo di vivere, diciamo, anche un tratto di ferrovia guardando avanti. E siamo in curva, siamo in curva. Aspettate che passi la curva. Si raggiunge solo il treno. Adesso guardate un po' cosa si inizia a vedere in ghiacciaio e fra poco lo vedremo, adesso entreremo in una galleria ma ne usciremo in posti dove direttamente dal treno è possibile vedere un ghiacciaio, anzi saremo più alti delle parti del ghiacciaio. Spettacolo, guardate anche il laghetto in basso, il lago di Palù. Ecco, d'estate là su quelle rocce scorrono delle cascate che però ovviamente adesso sono completamente ghiacciate. Ecco, sabato anche il laghetto era tutto sciolto, oggi invece lo vediamo parzialmente ghiacciato. È strano, probabilmente quest'inverno è stato abbastanza mite, perché quel lago io non l'ho mai visto senza ghiaccio in questa stagione. Perdendo uno dei posti più belli. Grazie. Ecco, il laghetto è in parte artificiale perché hanno costruito una piccola diga per creare un serbatoio d'acqua, perché quell'edificio che vedete lì in basso sembra un po' un piccolo castello, è in realtà una centrale idroelettrica. Ecco, fra poco faremo anche un giro a 180 gradi, quindi vedrete tutto il panorama delle Alpi qua intorno, compresa la Valtellina giù in fondo. Stiamo per arrivare alla stazione di Alpgrüm, che oltre ad essere una stazione funziona anche come ristorante e come albergo, quindi sì, come rifugio, si può stare a dormire. Girando con tutto il treno, guardate che bello, si vede tutto quanto abbiamo percorso fino adesso. C'è anche una montagna che sembra un Pinocchio che guarda verso l'alto, giù là in fondo. Che lasciata la stazione poi cambieremo valle, quindi non si potrà più vedere. Eccolo qui, Alpgrüm. È un posto bellissimo dove passare una serata, proprio quando poi dopo le 8 finiscono le corse dei treni. Qui non passa più nessuno, si è nel silenzio più completo. Specialmente nelle notti di luna piena è bellissimo perché la neve riverbera anche, sembra si riesce a girare anche senza lampada. Esattamente anche la morena glaciale, lì dove sono cresciuti quegli alberelli. Ecco, fino a pochi anni fa quegli alberi non esistevano, adesso proprio è uno dei segni proprio del clima che si sta riscaldando. Le piante pioniere, le prime piante che iniziano a sopravanzare arrivano quasi al ghiacciaio, e la morena glaciale, tutta quella massa di terra e ghiaia che sta sulla destra, che è stata spostata durante l'ultimo avanzamento del ghiacciaio e poi abbandonata lì dalla massa di ghiaccio, adesso sta per essere colonizzata da un bosco che fino a pochi anni fa non c'era. Sembra degli alberelli di Natale all'incontrario, servono per una funzione molto fera, molto vento, molto forte, creano dei vortici d'aria come delle trombe d'aria che spazzano la neve e la allontanano dal luogo dove sono costruiti. Infatti qui c'è sempre un problema di accumulo di neve e quindi proprio naturalmente il vento la spazza via e la trasporta lontana dove non dà fastidio la ferrovia.
Guardate sulla il rifugio di Sassalmazon, sulla in cima. Ecco, proprio vicino al rifugio ci sono due igloo di pietra come quelli che abbiamo visto a Brusio. E anche lì li usano come cantina. Ecco, stiamo per raggiungere il punto più alto, non c'è un treno che sale più in alto. Parliamo di treni a tutti gli effetti, cioè non consideriamo le cremagliere che sono un'altra cosa. Questo qui a tutti gli effetti è un treno normale come quelli che circolano sulle linee di tutta Europa. Il lago bianco, cioè veramente non lo vediamo molto perché è tutto coperto. Ecco, c'è solo un piccolo tratto scongelato e proprio questo per me è strano perché è la prima volta che vedo un pezzo di acqua ancora in questa stagione. Di solito qui c'è ancora il ghiaccio completo. Hai visto come è cambiato il panorama da Tirano al passo del Bernina? Sembra di essere al Polo Nord. Stiamo per raggiungere la stazione di Ospizio Bernina, che non è, ecco, Ospizio Bernina non è un ricovero per vecchietti di montagna, ma ospizio nel senso di ospitalità, ecco, una volta i rifugi erano gli ospizium, quindi lungo le strade che valicavano i monti c'erano dei luoghi solitamente tenuti da Ospizio Bernina. Il punto più alto che raggiungeremo oggi col treno, ed è il punto più alto in tutta Europa che il treno raggiunge. Siamo a 2256 metri. Qua davanti a noi, sulla sinistra, vediamo il ghiacciaio del Cambrena e la montagna con lo stesso nome. Siamo tutti quasi a 4000 metri con le punte qua. Fino adesso si dirige verso il mare Adriatico, va a finire nell'Alpe, che finisce il fiume Inn, e sapete che l'Inn passa per Innsbruck, vuol dire guardate quanta neve qua, e qui ha nevicato, quindi è una via completamente diversa rispetto a tutta l'acqua che abbiamo visto fino adesso, bastano pochi metri per fare due percorsi completamente diversi. Allora, quest'anno ha nevicato, ma non è che abbia nevicato tantissimo. Qualche anno fa, quando c'è stato un inverno particolarmente 14? No, di più. Sono caduti 23. 23 metri di neve vuol dire quasi un palazzo di 6-8 piani. Ecco, per chi è pronto poi per fotografarlo, dove c'è la diga c'è proprio il cartello, un cartello giallo che indica lo spartiacque preciso delle acque, quindi da una parte vedete la freccia con indicazione mare Adriatico e dall'altra parte mar Nero. Il cartello si troverà sulla sinistra del treno quando passeremo. Ecco, adesso devo solo raccontarvelo perché ovviamente questa cosa si vede d'estate. Allora, qui davanti, dove vedete tutte queste tracce di sciatori, c'è un altro lago. Allora, il lago che abbiamo visto prima, quello grande, si chiama Lago Bianco e prende il nome proprio dal fatto che le acque, quando sono sciolte, quando si vedono ovviamente, hanno un colore di verde chiarissimo, sembra quasi bianco. Questo perché le acque del lago sono di scioglimento di ghiacciaio e il ghiacciaio ha all'interno del ghiaccio un pulviscolo, una sabbiolina sottilissima che rimane in sospensione, non fa in tempo a decantare, quindi gli dà questo colore. Lì dove abbiamo visto invece quella piana c'è un altro laghetto che si chiama Lago Nero e le acque sembrano completamente nere, ovviamente quando si vedono, oggi chiaramente no. Questo perché le sue acque sono di sorgente, quindi trasparentissime e lasciano intravedere il fondo del lago che è scuro, quindi Lago Bianco e Lago Nero sono a distanza di pochi metri ma hanno le acque completamente diverse fra di loro. Ma cosa ne dici? Mentre più avanti inizieremo a vedere anche le piste da sci.
Ecco, qualcuno ha fatto qualche salita con gli sci d'alpinismo, vedete tutte le tracce che scendono da quella montagna. Ecco, adesso in questi giorni sono giornate un po' pericolose per lo sci alpinismo perché neve è caduta molto di recente, anche sta scendendo invece una funivia dall'alto, là dal Diavolezza. Ecco, si vede là da quella parte adesso. La funivia che c'è sulla sinistra si chiama Diavolezza e arriva in uno dei terrazzi panoramici sulle Alpi più belli in assoluto, perché poi noi lo vedremo dal basso, però è in Gigalp e anche lì c'è una bellissima pista da sci. Ecco, vedete lì dei paravalanghe, sono quelle staccionate orizzontali, mentre sotto quegli altri che abbiamo visto. Siete ben coperti, Leo. Sì. Guardate un po', ecco di sciatura. Ecco lì, guarda, c'è un gruppetto. È una funivia che sale. Tra una funivia e l'altra, perché c'è un po' di livello, quindi è per collegare i due impianti. Mi chiedevano, no, in inverno se c'è pericolo di valanghe. Allora, sì, può esserci pericolo di valanghe, ma quando sei nelle condizioni, la galleria o la, insomma, la trincea per passare col treno, quindi in assoluta sicurezza. E poi appunto le valanghe adesso sono molto... metri, quindi quasi a 3000 metri, e da là dalla cima si ha uno spettacolo veramente incomparabile. Ecco, spesso e volentieri il treno si usa quasi come una funivia o uno skilift. Dalla cima di Diavolezza è possibile scendere? Vabbè, tutte le sere passano i gatti. Sono le tipiche case engadinesi, decorate con questi graffiti. Poi li vedremo anche se morì. Di mulo con i cavalli. E ovviamente non era possibile fare il percorso tutto con lo stesso animale. Periodicamente, ancora qualche minuto, è una costruzione moderna, risale alla prima guerra mondiale, è una barriera anticarro perché gli svizzeri magari giustamente non si fidavano dei due belligeranti, Austria e Italia, poco più, però già una barriera del genere poteva dar fastidio. Ed ecco che sta venendo fuori pian piano. Ecco, il Monte Rush è questa montagna che è venuta fuori adesso e la prossima montagna dovrebbe essere Bernina, vediamo, eccola lì. Quella punta che sta uscendo adesso dietro la montagna è Bernina, con quella cresta di neve vedete che sale da destra verso sinistra. La cresta si chiama Biancograt, è una salita proprio di quelle più famose delle Alpi, e la vetta del Bernina è a 4049 metri. Poi a sinistra del Bernina dovrebbe saltare fuori fra poco, ecco, sta venendo fuori una montagna rocciosa che è la cresta Guzza. E dopo la cresta Guzza arriva il Pizzo Argent e poi il Pizzo Zuppò. E siamo tutti con punte che sfiorano i 4000 metri. Ecco, l'unica che la supera e arriva a 4049 è la cima del Bernina. Ecco, anche quello è un percorso, collegare le varie cime, è un percorso alpinistico bellissimo, è spettacolare anche perché offre dei panorami assolutamente eccezionali. Ovviamente ci vuole qualche giorno, io l'ho fatto un paio di volte, è veramente, veramente interessante, però ecco, sono percorsi da fare con, cioè, deve essere, conoscere un po' attrezzature e le tecniche alpinistiche. Infatti adesso si sta fermando le macchine ed è uno dei punti dove ci si ferma sempre anche con l'auto o con l'autobus
per ammirare il panorama del ghiacciaio del Morterash. Avete visto il ghiacciaio che una volta arrivava alla stazione del treno, dove passeremo fra poco. Guardate che spettacolo, la parte centrale del ghiacciaio viene chiamata Labyrinth e vi lascio immaginare perché. E difatti non si vede niente. Comunque immaginate una colonna d'acqua lì con gli sci e si arriva proprio all'inizio del ghiacciaio. E anche quella è una passeggiata veramente bella da fare. E circa 100-120 anni fa il ghiacciaio arrivava qua. Sto aspettando anch'io. Eva si sta per acqua. È una cremagliera che sale fino in cima alla montagna. Ecco, non si tratta di un vero treno, ma una cremagliera. Brutto fatto, lui è morto sulla in cima perché è stato colto da peritonite proprio in cima alla montagna mentre stava dipingendo uno dei suoi famosi paesaggi. E purtroppo sapete che se avete la peritonite da fare sulla destra del treno, ecco quella è la partenza della cremagliera. Ecco, dicevo, fra poco si potrà fotografare la chiesa. Non hanno più ricostruito la punta. Adesso si potrà fotografare dopo passato il ponte. Ecco, mentre il paesino che vedete proprio qua di fronte, anche la stazione di Schlarigna è molto carina, è in legno, la vedrete sulla destra fra poche centinaia di metri. Guardate l'Engadina, che spettacolo che è. La stazione. Ecco, raccogliete tutto e non dimenticate niente sul treno, mi raccomando. San Moritz.